come uno strumento volto a recare istruzioni al governo in relazione alla legge in esame. Se non vi sono richieste di intervento per illustrare gli ordini del giorno. Onorevole Gallo, prego. Presidente, è tutto il Paese a chiedere il ritiro di questo vergognoso disegno di Onorevole Gallo, legge. mi Non perdoni. è possibile che non Onorevole venga Gallo. accolto No, 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 una onorevole cosa Gallo, che chiede la il ringrazio. Paese. Grazie, onorevole Non Gallo. potete Grazie. Se non vi sono richieste di intervento sull'illustrazione dell'ordine del giorno, invito il rappresentante del governo a esprimere il parere. Prego. Il governo, se. Onorevole Sottosegretario Faraone. State buoni, su. Non siamo mica al mercato. che sono arrivati in tempo. Allora, emendamento, ordine del giorno, un attimo soltanto, calma, calma, calma. Onorevole Faraone, ci pensa la Presidenza a calmare l'Aula. Lei Allora, dica i 9 pareri. Dall'Ai Crimi su educazione alimentare favorevole con riformulazione. La Briola favorevole. Favorevole con riformulazione, quale riformulazione? Dall'Ai Crimi Sì, 929. ci deve leggere la riformulazione, se no. Ad adottare iniziative in merito alla diffusione di buone pratiche di educazione alimentare, incrementando lo sviluppo di progetti per la formazione degli alunni a comportamenti corretti dal punto di vista dell'alimentazione e della cultura della qualità delle scelte relative alla nutrizione. 2, la Briola. La Briola favorevole. 3, Carrescia. Quale? Favorevole con riformulazione. Impegna il Governo a valutare la possibilità di tener conto della distribuzione dei posti per l'adeguamento Lei ci deve dell'organico. dire la riformulazione, non ce lo deve rileggere tutto, sennò poi. No, no, la riformulazione. Ok, no, quindi. Ok. Se sto leggendo la riformulazione, sto leggendo la riformulazione, Presidente. Impegna il Governo a valutare la possibilità di tener conto della distribuzione dei posti per l'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto attivate nel corrente anno scolastico 2014-2015, nella distribuzione per l'anno scolastico 2015-2016 dei posti per l'organico dell'offerta formativa. Argentin, Argentin 4. favorevole, con la Rizzi. condizione che siano soppresse le lettere B, C, D, E, quindi con riformulazione. 5, Rizzetto. Favorevole con riformulazione. A valutare l'opportunità e la possibilità, nei vincoli di finanza pubblica, di favorire provvedimenti atti a. Marzano, 6. Favorevole con riformulazione. Impegna il Governo a valutare la possibilità, in sede di attuazione della delega sulla formazione iniziale, di tener conto dei seguenti criteri. E poi prosegue l'emendamento originario. 7 Binetti, 8 Favorevole. Venitelli, Contrario. 9 Rigoni. Favorevole. Venitelli è contrario, non c'è invito al ritiro. Ok, Rostellato. Favorevole con riformulazione, ad adottare ogni iniziativa utile volta a promuovere progetti finalizzati ad assicurare la conoscenza del diritto del lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado. 11 Artini. Favorevole con riformulazione, a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative anche a livello normativo per rendere trasparenti le iniziative dei dirigenti scolastici per la ricerca dei finanziamenti pubblici e privati per l'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale. 12 Bechis, Contrario. 13 Barbanti, Favorevole con riformulazione. A valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative per valorizzare, almeno negli istituti tecnici agrari e negli istituti professionali, alcune discipline che potrebbero facilitare l'inserimento dello studente nel mondo del lavoro. 14 Baldassarre, Favorevole. 15 Mucci, Contrario. 16 Prodani. Favorevole con riformulazione, a valutare gli effetti applicativi della disciplina citata in premessa al fine di adottare le opportune iniziative in materia per coordinare le disposizioni del DDL con il sistema di valutazione dei docenti per ottenere il massimo rendimento mediante l'azione congiunta del dirigente scolastico, degli ispettori e del comitato di valutazione. 17 Segoni. Favorevole con riformulazione. A promuovere e incrementare già a partire dalla scuola primaria le attività già in essere per la prevenzione del rischio ambientale, per permettere agli studenti di sviluppare un comportamento che li renda meno esposti al rischio idrogeologico, anche in collaborazione con la Protezione Civile. 18 Turco. Favorevole con riformulazione.
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative per la diffusione fin dalla scuola primaria dell'educazione alimentare per permettere agli studenti di sviluppare un comportamento alimentare equilibrato. 19 Invernizzi. Contrario. 20 Allasia. Contrario. 21 Pini. Contrario. 22 Borghesi. Contrario. 23 Marcolin. Contrario. 24 Ottaguile. Contrario. 25 Molteni. Favorevole con riformulazione. Impegna il Governo a valutare la possibilità di favorire la conoscenza delle lingue straniere già a partire dalla scuola dell'infanzia. 26 Caparini. Contrario. 27 Grimoldi. Contrario. 28 Saltamartini. Favorevole con riformulazione. Sostituire le parole a risolvere con le seguenti parole. A valutare la possibilità di risolvere. 29 Fedriga. Favorevole con riformulazione. Le parole a rendere obbligatorio sono sostituite dalle seguenti. A valutare la possibilità di prevedere. 30 Rondini. Favorevole con riformulazione. Le parole a rendere obbligatori sono sostituite dalle seguenti. A valutare la possibilità di prevedere. 31 Simonetti. Contrario. 32 Guidesi. Contrario. 33 Busin. Contrario. 34 Bossi. Contrario. 35 Giorgetti. Favorevole. 36 Marroni. Contrario. 37 Nastri. Favorevole. 38 Sani. Favorevole con riformulazione. A valutare l'opportunità, compatibilmente con gli ordinamenti vigenti e con il monte orario degli alunni, nonché con i vincoli di bilancio e le risorse disponibili. 39 Fiorio. Favorevole con riformulazione. A valutare l'opportunità, compatibilmente con gli ordinamenti vigenti e con il monte orario degli alunni, nonché con i vincoli di bilancio e le risorse disponibili. 40 Ascani. Favorevole. 41 La Russa. Favorevole con riformulazione. A valutare la possibilità, previa analisi delle esperienze già in essere, di assumere i provvedimenti. 42 Totaro. Favorevole con riformulazione. A valutare la possibilità di promuovere l'educazione motoria già a partire dai servizi per l'infanzia e dalla scuola dell'infanzia. 43 Maglietta. Favorevole con riformulazione. Impegna il Governo a valutare la possibilità di internalizzare i servizi ausiliari, nonché di prevedere la possibile partecipazione ai percorsi di assunzione nel rispetto delle qualifiche professionali richieste. 44 Taglia la tela. Contrario. 45 Meloni. Favorevole con riformulazione. Sopprimere le lettere B e C e riformulare la linea nel senso di aggiungere dopo normative nel limite delle risorse finanziarie disponibili. 46 Nuova formulazione Roccella. Favorevole sulla nuova riformulazione. 47 Cova. Favorevole con riformulazione. A favorire una piena consapevolezza delle possibilità offerte dall'organico per il potenziamento, anche con riguardo all'attribuzione di incarichi di collaborazione con il dirigente scolastico ai docenti. 48 Cirielli. Favorevole con riformulazione. A dare tempestiva attuazione a quanto previsto all'articolo 16,1 del DDL. 49 Pizzolante. Favorevole con riformulazione. Impegna il Governo. Impegna il Governo a procedere al concorso nel più breve tempo possibile e a valorizzare in modo prioritario e sostanziale i titoli di abilitazione tramite TFA. 50 Polverini. Contrario. 51 Fucci. Contrario. 52 Palmizio. Contrario. 53 Bella. Contrario. 54 Marotta. Favorevole con riformulazione. Ad implementare un modello operativo di valutazione periodica dei dirigenti scolastici. 55 Parisi. Favorevole. 56 D'Alessandro. Favorevole. 57 Squeri. Favorevole con riformulazione. A valutare l'opportunità, compatibilmente con le risorse disponibili, di adottare. 58 Latronico. Contrario. 59 Faenzi. Favorevole con riformulazione. A valutare compatibilmente con le risorse disponibili gli effetti applicativi. 60 Occhiuto.
Favorevole. 61 Milanato. Contrario. 62 Mottola. Favorevole con riformulazione. A valutare l'opportunità, compatibilmente con gli ordinamenti vigenti, con il monte orario in essere, con le risorse disponibili, di adottare. Poi prosegue l'emendamento. 63 Lainati. Contrario. 64 Palese. Favorevole. 65 Catanoso Genovese. Favorevole con riformulazione. A dare tempestiva attuazione a quanto già previsto dal DDL all'articolo 10,18 relativo all'assunzione degli idonei del concorso 2012. 66 Abrignani. Contrario. 67 Centemero. Favorevole. 68 Gallo. Contrario. 66 Gelmini. Contrario. Scusi, 69 Gelmini. 69. Su Gelmini contrario. 70 sì. Palmieri. Favorevole. 71 Scuvera. Favorevole. 72 Mura. Favorevole con riformulazione. Sostituire al primo punto le parole "a considerare" con "a valutare l'opportunità di considerare". Sostituire al terzo punto le parole "a promuovere" con "a valutare l'opportunità di promuovere". 73 Gebar. Favorevole con riformulazione. Sostituire l'impegno con "a garantire la completa attuazione ed efficacia della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 27 del disegno di legge". 74 Basso. Favorevole. 75 Bezzali. Favorevole con riformulazione. Sostituire l'impegno con "a dare piena e tempestiva attuazione a quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera G, in merito al potenziamento delle discipline motorie". 76 D'Agostino. Favorevole con riformulazione. Premettere all'impegno "a valutare l'opportunità". 77 Antimo Cesaro. Contrario. 78 Pinna. Contrario. 79 Falcone. Favorevole con riformulazione. Premettere all'impegno "a valutare l'opportunità" e sostituire le parole "a valutare gli effetti normativi in seguito all'aumento del" con le seguenti "ad incrementare il". 80 Palazzotto. Contrario. 81 Duranti. Favorevole con riformulazione. Sostituire tutto l'impegno con "a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di assicurare alle scuole risorse finanziarie aggiuntive finalizzate a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica". Io prego i presentatori di ascoltare le riformulazioni, visto che siamo a metà degli ordini del giorno dei pareri, perché poi ripeterli significa andare in difficoltà rispetto agli impegni della diretta televisiva. 82 Daniele Farina. Favorevole con riformulazione. Sostituire l'impegno con il seguente "a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di potenziare l'offerta formativa negli istituti penitenziari pubblici, anche visto quanto previsto all'articolo 5. 83 Marcon. Favorevole con riformulazione. Sostituire l'impegno con il seguente "ad incrementare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, i finanziamenti dedicati alla missione dell'istruzione scolastica". 84 Giordano. Favorevole con riformulazione, nel senso di sostituire in primo periodo con il seguente "ad assicurare tempestiva e piena attuazione al presente provvedimento" e sopprimere il terzo periodo "a valutare in seguito a tale bilancio l'opportunità di". 85 Melilli. Contrario. 86 Zaccagnini. Favorevole. 87 Quaranta. Contrario. 88 Paglia. Contrario. 89 Placido. Favorevole con riformulazione. A valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di predisporre. 90 San Nicandro. Contrario. 91 Pannarale. Favorevole con riformulazione. Sostituire il primo periodo con
a garantire a tutti il diritto allo studio quale strumento fondamentale per l'emancipazione culturale ed economica degli individui anche attraverso le seguenti misure compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e sostituire il punto numero uno con il seguente, incrementando le risorse destinate alla missione istruzione scolastica. 92 Ricciatti. Favorevole con riformulazione, sostituire le parole a predisporre con a valutare la possibilità compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica di predisporre. 93 Costantino. Favorevole con riformulazione, sostituire le parole attraverso interventi normativi puntuali con le seguenti, attraverso tutte le iniziative adeguate. 94 Eraudo. Favorevole con riformulazione, sostituire le parole da a dare definitiva soluzione fino a estendendo con le seguenti, a valutare l'opportunità e la possibilità compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica di estendere. Cronbichler 95. Favorevole con riformulazione, sostituire l'impegno con a continuare ad assicurare il sostegno agli alunni con disabilità secondo la normativa vigente. 96 Franco Bordo. Favorevole con riformulazione, sostituire con il seguente, a mantenere gli impegni già assunti in seguito all'accoglimento dell'ordine del giorno 9-02385-002. 97 Nicchi. Contrario. 98 Scotto. Favorevole. 99 Piras. Favorevole con riformulazione, aggiungere infine le parole compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. 100 Pellegrino. Favorevole. 101 Zaratti. Favorevole con riformulazione. Aggiungere infine le seguenti parole. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. 102 Fratoianni. Favorevole con riformulazione. Valutare l'opportunità compatibilmente con gli ordinamenti vigenti, con l'attuale monte orario attuale, con i vincoli di finanza pubblica, di valorizzare l'insegnamento della filosofia. 103 Ferrara. 103, un attimo soltanto che altri pareri non ne sono arrivati. Abbiamo bisogno di un attimo di pausa, Presidente. Perché non avete i pareri sugli altri? Stanno predisponendo gli altri pareri, sì. Sì, ma insomma, ecco, non mi sembra un modo assolutamente lineare di procedere. Io sospendo per una questione. Colleghi, che facciamo? Oppure se no cominciamo a votarli e poi diamo i pareri successivamente. Però quella de- eh? E ora sono arrivati gli ordini del giorno. No, ora non posso. Fino agli ultimi voti. Ho capito. Però ne sono arrivati due. Noi ne abbiamo ancora 55 da fare. Allora, per economia dei lavori, perché ci abbiamo la diretta, sospendere adesso non mi sembra una cosa assolutamente utile, visto che abbiamo accumulato un certo ritardo, anche vista le riformulazioni che sono state date. Io procedo con l'esame degli ordini del giorno, poi quando arriveremo al 103...